La stagione di Lorenzo Cipriani si è conclusa con l'ennesima premiazione. Stavolta però il podio ha un sapore speciale. È la sala consiliare di Palazzo Pretoria Gubbio ad accoglierlo con il sindaco Filippo Mario Stirati e l'assessore allo sport Gabriele Damiani a fare gli onori di casa. L'occasione è decisamente speciale. Il 2016 è stato l'anno della consacrazione per il Centauro Gubino, vincitore del Bridgestone Champions Challenge, al termine di un appassionante duello che si è concluso nel magico weekend del 2 ottobre sulla pista del Mugello. Il comune di Gubbio ha voluto così omaggiare Cipriani con una targa e una menzione speciale per aver tenuto alto il nome della città in campo nazionale e aver riportato a casa il primo titolo italiano nelle due ruote. In tanti, tra familiari, amici e rappresentanti degli sponsor, hanno accompagnato Lorenzo in una passerella meritata e dal grande significato, con il sindaco Stirati che ha voluto ringraziare di persona il 26enne pilota cubino per la straordinaria stagione e risultati ottenuti, ma anche per aver posto all'attenzione della città una disciplina che prima dell'avvento di Cipriani non aveva mai annoverato talenti e cubini sotto i riflettori. Dall'assessore Damiani è arrivato un plauso e ringraziamento anche per i tanti sacrifici fatti dal pilota e dal suo team, quelli che si addicono ai veri appassionati che pure hanno saputo interpretare al meglio una competizione quanto mai agguerrita e piena di piloti esperti. Un ricevimento davvero speciale per Cipriani che a margine della premiazione ha cominciato a tracciare anche quelli che potrebbero diventare ben presto gli obiettivi per il 2017. È stata parecchio emozionante e infatti voglio ringraziare tutti i cubini, a partire dal sindaco che mi ha reso omaggio a questa targa. Niente, è stata una stagione sicuramente indimenticabile e voglio ringraziare tutti, a partire dai familiari, agli amici, ai sponsor che mi hanno aiutato e mi hanno sostenuto. Speriamo un 2017 migliore, migliore nel senso che se riesco a passare di categoria, magari ecco, se riesco a vincere anche il prossimo anno, sarei più che contento. Adesso ancora un po' di tempo di relax, di pausa, perché la stagione comunque è stata lunga, poi a gennaio insomma ci metterai un po' sulla testa, dai. Sì, a gennaio i primi test e adesso mi giro un po' intorno, è iniziata un po' la fase del corteggiamento, come si dice, e dai. Decideremo alle prime luci del 2017.